Ci siamo dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, Inter-Brescia. L'Inter è chiamata a rifarsi dopo la sconfitta col Sassuolo proprio qui sul terreno di casa, e invece il Brescia alla disperata caccia di punti salvezza. Il Brescia si schiera con un 4-4-2, direi, o 4-4-1-1, un po' asimmetrico, con Zmral sulla fascia sinistra avanzato rispetto a Romulo, invece più difensivo. Spalek dietro all'unica punta Donnarumma, fuori Balotelli. A te Inter. L'Inter si schiera con un 5-3-2 con i terzini fluidificanti che sono Candreva a destra e Asamoah a sinistra, a centrocampo Barella, Brozovic e Sensi, fuori Eriksen e davanti la coppia Lukaku e Lautaro Martinez. E vedremo chi fra il buon Fausto Rossi alla guida del Brescia e Fabrizio Biasin alla guida dell'Inter avrà la meglio in questa partita. I favori del pronostico, oggi sono un po' dislessico, sono tutti a favore dell'Inter e vedremo se avrà la meglio di questo Brescia. Sensi! Subito prova la punizione, schierato a sorpresa, fuori Eriksen, Candreva batte lui. E il Brescia si chiude bene con Spalek che butta la palla in avanti. Rimessa laterale per l'Inter. Godin per Lautaro, Candreva di nuovo per Godin che ricomincia da... Godin scelto al posto di Bastoni, ti convince questa scelta di Mister Biasin? Sicuramente, più esperto di Bastoni, anche se ha più anni e meno velocità, comunque sempre un esperto difensore. Intanto Brozovic. Potrebbe anche essere decisivo sui corner Godin, lo sappiamo, quante reti ha segnato, anche una famosa... in una finale di Champions League finita non benissimo per i colori dell'Atletico Madrid. Ora l'Inter, ancora con Sensi. Con Sensi per Lautaro. Lautaro prova il destro. E si accontenta ora di un calcio d'angolo. Lautaro che non è sembrato così devastante come è solitamente, sia in campionato che in Football Manager, vero Simone? Sì, non ha fatto molto bene fino adesso. Vediamo se riuscirà a riscattarsi in questa partita o nelle prossime. Intanto siamo già al 26esimo, a questo punto proviamo... siamo già arrivati al secondo siamo tempo. Siamo però al minuto. Però abbiamo sbagliato tutto. No, sì, tutto giusto. No, è il primo minuto questo, 0-0-11. Ah, ok, scusate questa telecronaca, andiamo avanti nell'azione successiva, l'avevamo già vista. Questa abbiamo vista, siamo al... 26esimo col corner di Candreva. Siamo persi un attimo alcune. No, questa l'abbiamo già vista. Andiamo all'azione successiva. Un altro corner di Candreva. Spazza via. E ora la palla a Lukaku. Lukaku si gira, prova a metterla in mezzo. Sabelli allontana. Poi Barella per De Vrij. Arriva Candreva. Candreva lo stoppa. Sensi il destro. E il tiro di Sensi esce. Sensi pericolosissimo nell'Inter. Ricordiamo che il suo ingresso in campo nella partita con il Parma al posto di Eriksen è valso proprio all'Inter i tre punti. Bisoli in possesso di palla. Serve Zmral che cambia gioco verso Romulo. Romulo anticipato da Asamoah. Sarà calcio d'angolo per le rondinelle. Corre veramente di corsa a battere questo calcio d'angolo Spalek, non Tonali, stranamente Chancellor aveva l'occasione giusta per passare in vantaggio il Brescia, non c'è riuscito. Adesso prova a ripartire l'Inter con Skriniar per Asamoah, ancora da Brozovic in mezzo, Sensi ammonito già il centrocampista dell'Inter, ancora Lautaro. Un po' lenta la manovra dell'Inter, si chiude bene, chiude tutti gli spazi il Brescia finora. Non trova tanti spazi l'Inter. Candreva preferito a Young sulla fascia destra, giusto? Sì, era sì. La scorsa partita. Anche D'Ambrosio. Anche D'Ambrosio, è vero che ha giocato anche D'Ambrosio sulla fascia destra. Skriniar riparte da Handanovic, un po' lento questa fase di gioco con Godin. Ancora Godin per Candreva. Può andare sulla fascia destra Candreva, adesso Candreva la passa Sensi. Attenzione, ancora pericolo. Sensi, bravissimo, attenzione, ancora l'intervento Candreva di la rimette dentro. Bravo Bisoli, ben messa in campo il Brescia da parte di mister Fausto Rossi. Ora Zmral in questa posizione tattica veramente interessante. Skriniar!
alta sopra la traversa. Siamo giunti al 35esimo di gioco, non si sblocca il risultato al Giuseppe Meazza di Milano, e Tonali con Sabelli che lancia Romulo, facile per la Samoa, che però perde il pallone e lo riconquista. C'è un fuori gioco per il Brescia. Sensi. Sensi, ancora lui a battere, palla in mezzo Lukaku. Lukaku, un altro Lukaku, giocatore un altro. Spento direi in questo scudetto, ha bisogno di ritrovare la confidenza col gol, ha bisogno di fare qualcuno dei suoi gol straordinari a cui ci ha abituato in questo campionato di Serie A, specie con le squadre più piccole. Quindi oggi potrebbe essere proprio per Lukaku l'occasione giusta per spaccare la porta. Palla a Barella. Ancora da Skriniar per Brozovic. Barella. Vede l'inserimento di Samuel, ma non lo sinistra, serve. No, la passa, vuole sempre tornare indietro. Ancora Barella. Per Brozovic, Brozovic è Sensi, Candreva. Occhio a chiudere. Occhio. Palla dietro per Sensi di nuovo, ancora Sensi in bravissimo area. Bravissimo Pisoli. Poi ancora Candreva, Sensi! Scelto al posto di Eriksen e segna anche un bel gol. Devo dire, Stefano la Sensi. Scelta è giusta, la scelta è giusta. Bravo, bravo mister Biasin che sceglie Sensi in luogo di Eriksen, e Sensi, nonostante il cartellino giallo, lo ripaga con una splendida rete che porta l'Inter in vantaggio al 40esimo minuto, e ora il Brescia in confusione. Spazza via il pallone Joronen, quindi rimessa laterale per l'Inter, si non trasforma in una del Brescia. Spalek, Sabelli, ora il Brescia non può più accontentarsi del risultato, ma una tattica che potrebbe utilizzare Fausto Rossi è proprio quella di rimanere in panchina. Attenzione Zurmaral, vede benissimo Romulo, sprecone Romulo che però ritorna sul pallone, ed ora Skriniar, maestoso in questo momento Skriniar. Corner per il Brescia, va a batterlo Spalek, il numero 7. La Barella di testa. Chancellor lento. E siamo già al secondo tempo. Adesso vediamo se l'Inter cambierà qualcosa, non mi sembra per il momento. L'Inter ha l'occasione ora di chiudere la partita, servirebbe un gol nei primi minuti, c'è un fallaccio. Fallo di Romulo. Romulo giallo, ancora giallo, anche giallo. Oggi ammonito Romulo, non una grande prima parte di scudetto. Lukaku alta sopra la traversa, Lukaku esagera qui veramente. Sì, ancora sì. Sensi, ennesima punizione, ed ecco Sandrino Tonali che oggi si è visto un po' poco, un po' meno rispetto alle altre partite. Tocca per Zmral che aspetta e poi di tacco favorisce Mateiu che però perde, ma c'è Lukaku, palla per Lautaro, non c'è nessuno in mezzo, allora torna da Sensi, poi Candreva sembra già un po' stanco, che palla Lautaro, ancora Candreva avanza, bravissimo poi... Candreva, ma chiuso ancora una volta direi da Bisoli per il Brescia. Si va al corner per l'Inter, batte Candreva, palla in mezzo Lautaro. No. Mica rigore, no. Sembrava per un attimo rigore, invece no. Il Brescia riprende possesso di palla con Cistana che ora ha servito Sabelli. Tanto si sta scaldando Super Mario Balotelli. Brutto l'inizio nel scudetto, ma magari oggi contro gli ex compagni potrebbe segnare Romulo Zmral. Bella la prova. Canarino Andanovic. Bella la prova di Zmral, direi. Sempre infatti guardina proprio bene. Meno bella questa punizione, schierato un po' a sorpresa da Mister Rossi. Mentre Biasin non fa cambi finora e avanza ora con Skriniar. Arriva Samoa dalla sinistra. Attacca ancora Samoa, poi un po' lento forse, adesso motorino arriva fino al fondo, palla in mezzo Candreva, cosa ha sbagliato Candreva? Non era facile, comunque Joronen gli ha negato la gioia del gol, ed ora è Chancellor che allontana il pallone ancora per Sensi, sicuramente uno dei migliori in campo in questa partita. Il migliore in campo. Direi il migliore in campo, assoluto. Fallaccio di Zormanal. Forse ora un po' innervosito da una situazione di gioco che lo vede titolarissimo e forse lui non è più abituato ai 90 minuti. Palla Godin. Godin per De Vrij in mezzo. Adesso Skriniar, ancora De Vrij. Arriva Candreva dalla destra. Ma si Candreva. Chiude bene il Brescia, si chiude sempre molto bene il Brescia di Fausto Rossi. Difficile per l'Inter di Biasin trovare spazio. Candreva in mezzo Lukaku! Si era coordinato bene. Ma Lukaku quanti gol si è sbagliato già? Ma Polveri veramente
proprio bagnate. Godin! Godin, l'avevamo detto, sui calci piazzati Godin. Sensi! Sensi, su punizione la barriera. Sui calci piazzati Godin è un'arma in più dell'Inter. Potrebbe essere il suo il gol del 2-0 che aiuterebbe l'Inter a stare più tranquilla, mentre siamo ormai al 65esimo di gioco. L'1-0 per ora basta, ma è sempre un pericolo. Brozovic in posizione di palla. Brozovic per Barella. Barella si accentra. Brozovic prova il destro. Questa volta per i fotografi. Joronen si tuffa. I fotografi però potevano anche bloccarlo. Sì, no? esatto. Andremo Lukaku, perché dove tiri? Solo Inter in questi 68 minuti di gioco, direi. Il Brescia chiuso, ma l'avevamo detto. Il Brescia, aspetta, è entrato Balotelli è entrato e potrebbe essere lui l'arma in più per Fausto Rossi, mentre si scalda anche Torregrossa. Bjarnason, anche lui ha preso il posto di Zmral. Mateju, Bjarnason sulla fascia sinistra, mette in mezzo un pallone inutile perché c'è Andanovic a prenderla facilmente. E anche lui, una bella foto dei fotografi. Ma no dai, questa non l'ha fatta anche almeno lui l'ha bloccata. Assolutamente. Sensi. Sensi cambia gioco da Samoa. Tutti ammoniti quasi nell'Inter. Ancora Samoa al cross, deviato da Sabelli, corner per l'Inter. E San Siro sta incitando, dice amala ai ragazzi guidati da Biasin. C'è bisogno del tifo, ma c'è bisogno anche per noi del Brescia di trovare quella rete del pareggio che sarebbe importantissimo in chiave salvezza. Mateju sulla fascia sinistra apre il gioco, tutta l'altra parte bravissimo siamo a recuperare, ma ancora Romulo, ci stana, Tonali, ripeto, meno visibile del solito. Brutta questa palla. Asamoah per Brozovic, Barella, Lukaku, una parte del campo in cui non è abituato. Adesso Asamoah per Barella, ancora Barella, attacca, Barella al destro! Non uno delle sue classiche catramine. Si dispera il pubblico della curva nord dello stadio Giuseppe Meazza. E ora ancora rimessa laterale per l'Inter. Ancora Asamoah per Barella, si sta facendo vedere molto. Barella, palla dentro Sensi, ancora lì. Via, una confusione in area, però riparte Donny. Donnarumma, fallaccio di Godin. Fallaccio. Fallaccio di Godin sulla ripartenza, si arrabbia pure, ci voleva il giallo. Sembra che sia entrato D'Ambrosio nell'Inter al posto di Candreva. Era molto stanco. Si copre l'Inter, ha paura di questo Brescia che è all'82esimo. Prova ad andare via ancora con Romulo per vie centrali. Aspetta l'inserimento di una delle due punte. Niente. Bravo Alexis. Anzi, tre punte in questo momento in campo. Donnarumma, Torregrossa e Balotelli. Punta il tutto per tutto. Sensi, Lukaku, ho visto Alexis. No, ma non tirare da lì. Diciamo che fa rimpiangere Lautaro, anche se Lautaro non in formissima oggi. Viene rimpianto dopo questa fase. Palla per ecco D'Ambrosio che però perde subito il pallone appena entrato. Contropiede del Brescia. Bjarnason lancia proprio Balotelli dribbla Godin. Balotelli, ciao Balotelli, niente da fare. Però è entrato più cattivo in partita stavolta, veramente l'ha presa sul serio. Bravo Balotelli, bravo Super Mario. Serve un tuo gol al Brescia per cercare la salvezza. Tonali, che vai, spazza via. L'Inter sta soffrendo. Siamo all'85esimo, l'Inter soffre in casa col Brescia, l'1-0 può non bastare. Donnarumma, niente, Torregrossa ancora riparte, torna la palla a Bisoli, ancora Torregrossa. Balotelli in fuorigioco, non può servirlo. Cistana, serve Torregrossa che la dà ancora Cistana. Aspetta l'inserimento di Romulo, arriva e ora prova ad andare per la fascia destra. Bravissimo. Ah, si è fatto male Romulo. Palla Donnarumma, attenzione a questo schema, sembra interessante. Cistana, no! Donnarumma la mette per Torregrossa. L'occasionissima all'86esimo. Che azione del Brescia. E qua. Anche in 10, rilancio Lukaku. Ma no, ma basta Lukaku. Inguardabile. Ma non si può. Ci stava un quasi. Un attaccante da 70 milioni davanti alla porta li fa i gol così. Ci stava quasi l'assist di Samir Handanovic, che prima aveva salvato la porta della sua squadra di cui è capitano, mentre Godin non spazza ancora via il pallone. Non fa sconti. Fuori la palla, siamo al 90esimo minuto. L'Inter ancora 5 minuti da giocare di recupero. L'Inter è ancora in testa a questa partita, ancora 1-0, ma rischia. Fallaccio di Balotelli. Ma
Pallaccio di Balotelli, vabbè. Donnarumma non cattivo su questa palla, Torre Grossa scambia con lui, ancora Donnarumma, aspetta l'inserimento di Balotelli, che però non arriva, perde il pallone. Barella può darla a Sanchez o anche a Lukaku, invece no, vuole fare da solo. C'era Sanchez. Si gira Godin, Sanchez, posizione regolare, Sanchez! Che gol di Sanchez, due gol bellissimi dell'Inter. Grandissimo Alexis Sanchez, si candida ora a una maglia da titolare, male Joronen sul suo primo palo. Però da questo Inter, soprattutto da Lukaku Lautaro, mamma mia, molto male. La decidono Sensi e Sanchez per il momento. Sì, direi per il momento ormai siamo... Due riserve, teoricamente. Direi che ci sarà più spazio per loro. Sensi ormai è un titolare acquisito. D'Ambrosio spazza via il pallone al 93esimo. È proprio Alexis Sanchez che è entrato. Bravo Sanchez. Bene. Tiene il pallone, poi la passa a Godin che prima ha fatto l'assist con quel bel lancio. Direi che Godin, anche lui, si sta guadagnando una maglia da titolare nella squadra guidata ottimamente, direi, in questa partita da Fabrizio Biasin. Ecco, Romulo mette in mezzo Skriniar, non passa nulla con Skriniar in difesa. Alexis per Lukaku, deve riscattarsi. Lukaku è comunque sempre molto veloce, Lukaku che va sulla fascia, dentro Sanchez! Almeno di testa Sanchez. Questa sì. È stata un'azione quantomeno sufficiente della punta che guida l'attacco dell'Inter, ma che in questo scudetto non ha ancora messo in luce le sue classiche doti. Ormai manca pochissimo al fischio finale, direi non ci sono più speranze per il Brescia, magari si può cercare ancora il gol, ma no, male. Ha perso la testa il Brescia. Applaude comunque Romulo. Non so che cosa e chi, forse il suo allenatore, sperando che Fausto Rossi lo confermi anche nella prossima partita. Del resto lui è stato in campo stoicamente nonostante l'infortunio. E finisce qui con un gol praticamente alla fine dell'Inter. Finisce qua, andiamo a vederci velocemente le statistiche di questa partita. L'Inter ha dominato, 21 tiri a 5. Dominato, sì, però il Brescia comunque ha fatto anche qualche occasione. Possesso di palla strano, 50-50. Ma è incredibile, perché vabbè, comunque il Brescia si è un po' chiuso dietro, ha tenuto un po' più di più il pallone. Lukaku deve lavorare, perché andiamo a vedere le pagelle. 6,3 Lukaku, mamma mia, perché la falta che... calcio molto male. Sì, molto male, molto molto male. Lukaku è uno che segna spesso e qui sta facendo molto male. Barella 7,1, Sanchez entra e segna. Bravo anche Sensi che gioca al posto di Eriksen e segna. Anche Godin, migliore in campo, con il suo 7,8 per il suo assist. Bravissimo Diego Godin, come si vuol dire a volte, imperioso, sia in difesa che in attacco. Ha messo sempre in assillo la squadra bresciana, che si porta a casa dei voti non troppo soddisfacenti. Migliore di tutti è Capitan Dimitri Bisoli, che porta a casa un 6,8. Bene Joronen, secondo me non benissimo, perché il gol sul primo palo di Sanchez che ha chiuso la partita vede anche le sue colpe. Romulo si è dannato l'anima, ma alla fine non è mai sufficiente. Questo 6,3 è veramente un voto basso. Male Zmral 6,4, anche se secondo me non era andato malissimo. Balotelli porta a casa un 6,6. E in crescita Super Mario, vedremo se nella prossima partita il mister Fausto Rossi lo schiererà da titolare. Dal Giuseppe Meazza di Milano è tutto, ciao a tutti! Ciao a tutti!